Ciao ragazze, ciao ragazzi, come al solito Gatto Dever non si fa attendere e si lancia direttamente sul cibo. Bene, e come al solito io gli ho preparato la sedia perché sapevo che sarebbe stato così. Sì, io tocco il gatto poi mangio, è una storia lunga, guardatevi gli altri mukbang, l'ho spiegato, ok? Ok. Allora, oggi come potete vedere io mi stavo già fiondando. In realtà oggi abbiamo ordinato il McDonald's, non perché io volessi mangiare necessariamente McDonald's, ma era l'unico posto ancora aperto, perché io faccio sempre troppo tardi, nel senso che sto al computer fino a tardi, non è che faccio serate, e quindi poi di conseguenza mi sveglio tardi ed è un loop interminabile. Comunque, e quindi non ho avuto scelta, nel senso c'era o McDonald's o niente, quindi no, perché non prendo neanche in considerazione il fatto di mettermi a cucinare, poi sapete che non sono capace, quindi io sono più brava a fare i mukbang, ok? È abbastanza tragico tutto ciò, però è così. E quindi oggi come al solito un nuovo mukbang senza peli sulla lingua, chiacchierata semplice con voi, tra amiche e amici, con la mia family, e quindi vediamo che cosa ho preso. Chi ha visto già un mio mukbang McDonald's già sa che cosa ho preso, perché dovete sapere, io sono abitudinaria, ordino sempre le stesse cose, ma voi mi dite sempre: Nicole, inizia a mangiare, cioè inizia a mangiare e smettere di parlare. Quindi questo è quello che faremo, ma non prima di avervi detto che quando mi è arrivato, grazie a Uber Eats, o meglio signore delle consegne di Uber Eats, che praticamente ha rovesciato tutta la Coca-Cola, praticamente il livello è qua, non so se riuscite a vederlo, quindi dai, direi metà Coca-Cola, e praticamente me l'ha versata sul pavimento, perché tipo gocciolava un sacco, e vabbè, ho dovuto lavare il pavimento, quindi probabilmente sarà già tutto freddo, ma vediamo un po'. Allora, abbiamo 6 chicken McNuggets, perché ho imparato che nei mukbang, notare come cerco di fare una O mista U, perché non so se sia mukbang o mukbang, spero riesca questa cosa, e so che fa molto mukbang avvicinare il cibo alla videocamera, quindi questo è quello che faremo. E anche questi sono praticamente, si è tutto, cioè la confezione si è tutta aperta perché si è bagnata di Coca-Cola, quindi io mangerò i chicken McNuggets alla Coca-Cola, tutto è molto triste in questo video. Poi ho preso le patatine grandi, patatine large, a me piacciono quelle classiche di McDonald's. Comunque la Coca-Cola la bevo oggi invece da questo bicchiere, l'altra volta c'era quello rosa glitterato, stavolta quello argentato glitterato. Ragazzi, un sorso di Coca-Cola prima di cena è sempre molto sano, no, nel senso, non so perché lo faccio sempre. Poi McToast, anche questo lo ordino praticamente sempre, e le patatine non ve le ho fatte vedere bene, voilà. Ok, spero stia mettendo fuoco con questa videocamera, non si sa mai, sto usando la videocamera dei vlog, e l'altra era scarica. Una patatina completamente bagnata di Coca-Cola, ma ragazzi, è soltanto una salvietta tutta bagnata di Coca-Cola. Allora, e poi ketchup, vabbè, ketchup. E questo è il panino con il pesce. Voi sapete che io ordino sempre il filetto fish al McDonald's, abbiamo un gruppo qui sotto nei commenti di amanti del filetto fish di McDonald's. Lo so, sembra che non piaccia a nessuno, ma in realtà ci siamo anche noi, facciamoci sentire fan del filetto fish di McDonald's. Il dubbio amletico qui, ogni volta che vado ad aprire, è... me l'avranno preparato senza salsa, come ho chiesto, perché ogni volta c'è l'opzione tipo togli salsa, io clicco togli salsa, e ogni volta mi arriva puntuale la salsa, non so se lo fanno apposta, se sanno che sono io e c'è qualcuno che mi fa i dispetti, sarebbe comica sta cosa, e voglio vedere se c'è la salsa. Io ho chiesto formaggio, ovviamente il pesce, ma senza salsa. Ragazzi, 10 punti per lo staff del McDonald's che stavolta ci ha azzeccato. Voglio farvi vedere come non ci sia salsa e non devo andare come nell'ultimo mukbang McDonald's, non devo andare di là a togliere la salsa, tipo scartavetrarla via, cioè veramente.
Quindi sono molto contenta e soddisfatta oggi. Spero si riesca a vedere tutto quanto. Magari spostiamo la Coca-Cola di qua. Spero si riesca a vedere tutto quanto, ragazzi. So che vi piace cenare o pranzare a seconda, o fare colazione anche. Cioè, mi scrivete in tanti che vi piace mangiare mentre io mangio in video e ci facciamo compagnia. Quindi questa è una cosa molto carina, perché anche voi in questo momento qui con la videocamera eccetera mi date, cioè posso parlare con qualcuno praticamente come se ci foste voi qua. Quindi è come se appunto mangiassimo assieme. Ma poi non è finita qui, perché ta-da! Anche queste mi sa che saranno un po' inzuppate alla Coca-Cola, ma non ha importanza, perché ragazzi, ho ordinato, allora, sono anni che al McDonald's vedo queste ciambelle molto invitanti e non ne ho mai mangiata una, ok? E oggi mi sono detta, perché no? Visto che, voglio dire, questo è quello che ho a disposizione, abbiamo fatto 30, facciamo 31, prendiamoci anche la schifezza, più schifezza di tutte, le ciambelle. Ragazzi, donuts. Non so perché ho detto donuts, credo sia molto figo. Ragazzi, notare. Potremmo quasi fare la nostra anteprima così, che cosa ne dite? Io direi che potremmo fare l'anteprima. Figo che io vado direttamente a fare l'anteprima, ormai non ve lo spiego nemmeno. C'è uno che si vede sto video per la prima volta e dice: ma questo è fuori di testa, cioè cosa fa? Tutto un tratto smette di parlare e fa la cretina. Però effettivamente queste sono le anteprime, ragazzi. Sono io che faccio la cretina e poi scelgo un frame e lo metto come anteprima. Questo è, quindi in questi video, se non lo sapevate, lo facciamo in diretta questo. Ok, credo sia abbastanza, lo spero, me lo auguro, perché altrimenti veramente superiamo il limite dell'indecenza che già si era superato. Allora, iniziamo con le patatine. Lo so, finisco, dico sempre, ok, inizio a mangiare subito in questo video, basta, e poi parlo per 2 ore. Gatto Denver ha espresso il suo consenso quando ho detto parlo per 2 ore, mi fa sì. Comunque, devo dire, patatine sono buone, calde. Temevo avessero sapore di Coca-Cola zero, che comunque io arrivo malapena a sera, ragazzi, senza la Coca-Cola zero, ve lo dico con grossa vergogna, ma crea dipendenza, non ci posso fare niente. Mi scrivete in tantissimi: smettila di bere Coca-Cola zero che fa male, c'è l'aspartame. Lo so. Però mi piace. Cosa ci devo fare? No, smetterò, giuro. Smetto quando voglio. Gatto Denver. Allora, quando non do del cibo a Gatto Denver, mi scrivono tutti che mi devo vergognare perché il mio gatto ha fame. E io ribadisco che lì ha tipo 6 kg di crocchette di primissima qualità consigliate dal veterinario, sempre a disposizione. Se lui avesse davvero fame, andrebbe a mangiare. Tra l'altro, non so se da questa inquadratura si nota, ma Denver ha una bellissima forma a pera, quindi non gli manca il cibo, questo è certo. E non credo gli faccia tanto bene mangiare McDonald's, peraltro. Cato Denver. Ok, iniziamo col panino. Avrò il rossetto sbavatissimo. Spero di no, perché non ho nemmeno uno specchio qui, cioè io sono veramente furba. Comunque, stavo leggendo i vostri commenti. Mi piace molto in questo genere di video leggere i commenti in diretta e rispondere. Intanto vi dico che sono molto contenta. Scusate, lo so, nei mukbang è così, cioè mangi e parli, cosa ci devo fare? Sono super contenta che vi sia piaciuto il video in cui testavo quello strano mascara che ti allunga le ciglia e te le fa, non lo so, ti aggiunge un sacco di volume e ti viene fuori una roba assurda. Sono contenta che vi sia piaciuto. E in tanti mi avete chiesto: ma come hai fatto a struccarti? Come è andata poi? Dovevi fare anche il pezzo in cui ti struccavi. Allora, in realtà vi devo dire che anch'io ero molto preoccupata, ma poi non è stato difficile. Ho usato solo dell'acqua micellare, ne ho messo un po' di più del normale, forse, scusate,
forse ho sfregato un po' di più del normale, però solo con l'acqua micellare è venuto via, quindi direi che non è stato per niente, mi aspettavo molto 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 peggio, credetemi che non è stato così tragico come si può immaginare vedendo le immagini, insomma, giustamente. Intanto spero di non avere rossetto sul mento, cosa che probabilmente succederà ad un certo punto in questo video. Altra cosa, mi avete segnalato, allora ragazzi, mi avete segnalato in tanti che il mascara, che allora alcuni conoscono questo brand Unique e mi dicono: guarda che però quello che hai tu non è un prodotto originale di questo marchio Unique, e quindi il mascara originale non fa questo effetto, è molto meglio, eccetera eccetera. E io non conoscevo questo marchio ed ho ordinato su un sito. Ho trovato il link da qualche parte su YouTube, o qualcuno che diceva, insomma, ho visto questa pubblicità in qualche modo e l'ho comprato da lì e mi è arrivato quello che avete visto nel video. Altro purtroppo non saprei, anche perché ho ordinato da un sito affidabile, cioè non mi ricordo se fosse non vorrei che fosse proprio Wish, perché ho dovuto aspettare un bel po' prima di riceverlo, e quindi non mi ricordo quale sito fosse, però non sapevo che... Alcuni mi hanno detto sì, è un prodotto originale, ma è un packaging vecchio. Altri mi hanno detto no, non è un prodotto originale, quindi non ho ben capito. Comunque non lo sapevo. In realtà, bene o male, quello che volevo da questo mascara l'ho avuto. Anche se mi dicono che quello originale è mille volte meglio, ma... in realtà, appunto, bene o male ha funzionato. Strano, perché io mangio pollo e pesce in contemporanea. Il gatto deve essere qua, ragazzi, solo che sta disteso, quindi non credo riusciate a vederlo. Dovrei alzare l'inquadratura. Adesso sbadiglia, vi saluta. Ditemi quello che volete, io lo so, McDonald's non fa bene, ma è buonissimo, cioè io non me lo so spiegare sta cosa. Effettivamente c'è un'altra ragazza che nei commenti dice che anche lei ce l'ha e l'ho comprato su Wish, quindi credo proprio di averlo trovato lì a questo punto. Stavo leggendo un commento sotto appunto al video di questo mascara allungante. Persino la videocamera si rifiuta di vedere un tale scempio, perché continuava a mettere a fuoco e poi a sfocare l'immagine la videocamera. No vabbè, poi mi ha messo gli smile, il cuoricino, carina. Effettivamente è vero. Mi dite sempre tantissimi che mi sta bene il colore della cheratina, io vi ringrazio. Comunque non so se li farei proprio di questo colore, perché mi avete consigliato in tantissimi di tingerli proprio di questo colore argentato così. Però non so perché, non, cioè mi piace, però non so se lo preferisco al mio colore, quello che ho di solito, ecco, questo è il fatto. Magari lo farò, magari farò qualcos'altro ai capelli, perché ci penso sempre li taglio, non li taglio, boh. E però siete carini, perché mi dite sempre ti sta bene il colore della cheratina. Poi alcuni mi hanno chiesto: ma perché la cheratina ti fa questo effetto? In realtà è un effetto che fa solo la cheratina di questo brand, che in realtà non è neanche cheratina, perché la cheratina contiene formaldeide, questa non contiene formaldeide e quindi è più considerata tipo hair botox. Questa di questo gatto Denver, io non me ne sono nemmeno accorta e tu sali sul tavolo, non ho parole, non ho parole. Cioè, sei sempre educato, quando abbiamo ospiti ti comporti così. Tu lo sgridi e lui ti dà i baci, è fantastico, carule. Amore mio, sei bellissimo, sei bellissimo, sei il mio piccolo gattino, tutto bianco, sei tutto bianco. Un poco arancione, abbastanza arancione ormai direi.
E quindi è solo la cheratina di questo brand che fa questo effetto per dare un tono più freddo al capello. In realtà non so perché abbiano aggiunto questa cosa, io mi sono sempre trovata molto bene con la cheratina di questo marchio, quindi continuo ad usarla, della Max Liss, e quindi sì, continuo ad usare questa, però ci sono anche quelle che non fanno effetto. Sto cercando di farvi vedere i donuts, e ci sono anche quelle che non hanno questo effetto, appunto, tra virgolette colorante, in realtà è tipo un lavaggio. Mi mancava questo panino, mi mancava proprio, lo so, mangio molto piano io, ma così i video e i mukbang durano di più, che a tanti piace. C'è sempre un po' questo dibattito, no meglio video corti, no meglio video lunghi, però direi che la maggior parte mi dice lunghi, grazie. Ragazzi, è mezzanotte, cioè veramente spuntino di mezzanotte questo video. Volevo fare, avete presente, non so se seguite anche voi Trisha Paytas, immagino che dopo che ve l'ho menzionata 600 volte forse sarete andati a cercarvela, ok. Lei ha fatto un video, credo parecchio tempo fa, ma l'ho visto di recente, dove, un mukbang ovviamente, dove praticamente lei aveva ordinato, aveva preso tutti i cibi che mangerebbe se lei stesse per, cioè, come si potrebbe dire in italiano, cioè se fosse il suo ultimo pasto, e quindi ha preso un sacco di schifezza eccetera. Oggi volevo fare una specie di video così anch'io, però poi volevo prendere gli spaghetti, volevo prendere, boh, patatine, boh. Ha chiuso tutto letteralmente, l'unica cosa che c'era era appunto il McDonald's, e quindi alla fine si è trasformato in uno spuntino di mezzanotte. Cioè, spuntino di mezzanotte, notare, tutto il menù large del McDonald's, due ciambelle con marshmallow e cioccolato, mezzo litro di Coca-Cola e nuggets. Certo, in realtà, vi dico la verità, oggi ho mangiato praticamente un po' di frutta e basta. Lo so che non fa bene, vi dico la verità, quello che è, lo so, non fa bene, non fatelo, non fatelo. Però di solito dormo fino a tardi, per cui le mie giornate durano di più poi nella sera, nella notte, e quindi poi vado a dormire tardi, mangio tardi eccetera eccetera, mangio tardi il giorno dopo eccetera eccetera. Però ho parecchia fame, ecco. Il tondello ormai ci ha rinunciato letteralmente, sta dormendo. Ha veramente la forma di una pera, gatto Demer. Cioè, la testa, il collo e poi vum. Gatto Stellina invece, aspetta che non so dove sia, ma credo sia là a dormire già, perché lei ha una certa, se ne va nelle sue stanze. Gatto Stellina invece non ha una forma molto definita, è più una specie di blob che a seconda della posizione cambia, tipo quando corre ha la pancia che va da destra a sinistra, lei oscilla e la pancia pure, dipende, quando sta distesa le si amalgama, quindi diciamo che Gatto Stellina è un po' come un barba papà. Avete presente i barba papà? Chi se li ricorda? Commentate. Io me li ricordo molto bene, c'erano i libri e anche i cartoni, e poi tutto c'era dei barba papà, e lei ha la stessa forma che cambia praticamente, un blob. Il mio preferito era barba papà, papà, quello rosa, enorme, barba mamma, se non sbaglio era tutta nera, aveva una coroncina di fiori rosa e bianchi, credo, sì. Non sono sicura, ditemi se mi sbaglio o no, perché sono anni che non vedo i barba papà, però sono quelle cose che mi sono rimaste in mente. Altra cosa che guardavo sempre da piccola, se avete la mia età ve lo ricordate, l'albero azzurro. Vi prego, ditemi che vi ricordate l'albero azzurro, era il mio appuntamento pomeridiano preferito. C'era questo albero azzurro e poi c'era Dodò, che non so se, cos'era, un, che uccello era, un tucano, ma che ne so, era, boh, era, chissà se esiste un uccello del genere, era tutto leopardato con il becco giallo lungo, boh, vabbè. Probabilmente esiste, sarà un dodo? Esiste? Esiste il dodo? Sì, mi sa di sì, ma lui si chiamava Dodò. Domande che non avranno mai una risposta, mi aiutate a capire, vi prego, perché me lo sono posta adesso questo quesito.
Comunque, guardavo sempre l'albero azzurro e c'era Dodò, e poi c'erano tipo le fiabe, era bellissimo, io adoravo, adoravo. Altra cosa che adoravo da piccola, i cartoni, quelli che adesso mi sa che non ci sono più. Tipo Terry e Maggie, Mila e Shiro, quelle robe là, Piccole Donne, era bellissimo, io adoravo quei cartoni. Cristina D'Avena, tutte le sigle so a memoria, ragazzi, ma come tutti noi della nostra generazione. Allora, vi devo dire la verità, sono abbastanza sazia, credo di aver preso troppa roba, è sempre così, io ho lo stomaco più grande, no, ho gli occhi più grandi dello stomaco, è sempre così, penso sempre che riuscirò a mangiare un sacco di roba, poi la metà, vabbè. Ragazzi, lo so, sono un mezzo fallimento, non sono riuscita a finire i nuggets. Non sono riuscita a finire le patatine, quasi direi, quasi, ma non ce la faccio proprio più. E il McToast, ton 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 ton, anche lui ritornerà, cioè ritornerà, nel senso lo mangerò domani, perché sono stra stra piena. Ma se mi seguite da un po' sapete che per il dolce c'è sempre spazio. Infatti, ciambelle, avvicinatevi. Allora, io direi che non riuscirò ovviamente a mangiarle entrambe, però potrei fare un morso e un morso. Così tanto per metà e metà, così le assaggio tutte e due. Tra l'altro c'è una roba che vola, non ditemi che ci sono già le zanzare, perché altrimenti veramente, ok. Tra l'altro in una delle stories su Instagram, se non mi seguite ancora su Instagram, mi cercate Nicole Hussel, il nome e cognome che vedete qui su YouTube, oppure mi cercate con KissMakeup01 su Instagram, oppure c'è il link qua sotto, veramente, insomma, più di così. In tantissimi, allora, quando vi ho fatto vedere che stavo alle poste e vi ho fatto vedere il bigliettino, in tantissimi avete scritto Nicole, boh, intanto io comincio con le mie ciambelle, perdonatemi, ma sinceramente mi fanno venire la collina in bocca e... Ta-da, ta-da. Assaggiamo prima quella con i marshmallow, direi, spero si riesca a vedere decentemente. Mi avete scritto in tantissimi Nicole, facendomi sentire una vecchia rimbambita, peraltro mi avete scritto Nicole, c'è l'app delle poste, prenoti e poi salti la fila, nel senso prenoti, ti prendi già il numero e poi arrivi là quando è il tuo turno. Uno, io non la sapevo questa cosa, perché io non la sapevo e voi sì, cioè io vi giuro, io non lo so, non l'avevo sentita sta cosa, mi sono fatta tipo 20 minuti di fila, tra l'altro per un pacchetto che mi arriva una mail che mi dice, tra l'altro sta ciambella è pazzesca, buonissima. Crema alla fragola e marshmallow, ragazzi, buonissima. Tra l'altro mi arriva un'email che mi dice, c'è questo pacco per te alla posta, entro 10 giorni puoi ritirarlo. Vabbè, io insomma ero comunque in giro, mi sono detto ok, andiamo. Strabuona. Quindi io, senza sapere dell'app, vado alla posta, stranamente c'è solo un... Tipo di solito per ogni operazione c'è un simboletto diverso. Stavolta c'era uno smile per tutti, quindi mi sono detta, oh mio Dio, vabbè. Ho aspettato tipo 20 numeri, tipo non so, boh, forse, non lo so, mezz'ora, ma che ne so, 40 minuti, una roba del genere. Arrivo, dico sì, faccio vedere la mail, questo è il codice, dovrebbe esserci un pacchetto per me. Mi dice, ah sì, entro 10 giorni, e io, sì, ma da domani, e io, ma come? Cioè sull'email non c'era scritto, e quindi, cioè, io gli ho detto, ma scusi, mi sono fatta tre quarti d'ora di fila qua e nell'email non c'era scritto che dai, mi fa no, mi dispiace, però è sempre così dal giorno successivo quando tu ricevi, ma io non lo sapevo, io sono andata diretta, boh, vabbè, quindi per niente, ma almeno adesso che me l'avete detto mi scaricherò l'app delle poste, ragazzi, e salterò la fila, perché insomma mi avete fatto sentire veramente una vecchia rimbambita completa, che tipo tutti lo sapevate tranne me, probabilmente tutti lì si sono prenotati il posto tranne me, cioè io sono veramente, cioè mi sto vergognando e non so che cosa dire, cioè non lo sapevo. Ragazzi, non potete immaginare, questo è ancora meglio.
No problema. Oh, un gatto Demer senza dentino. Cioccolata e vaniglia, buonissima. Io ragazzi, queste le finisco pure. Sono troppo buone. Ragazzi, vi devo raccontare una cosa. Prima che mi dimentichi, aggiornamento sulle cose strane che succedono in questa casa, ok? Io non vedo l'ora di andarmene. Cioè, praticamente stavo sul divano, da un lato del divano. Il telecomando era dall'altro lato del divano e lo vedevo, stava lontano. I gatti erano tutti e due che dormivano. Stavo guardando un film, ho messo pausa. Stavo da quella parte del divano. Tutto ad un tratto il film riparte. Io guardo il telecomando che sta tipo, non lo so, a un metro e mezzo da me, lì. Lo vedo perfettamente, nessuno ha premuto play. Però la TV si è, cioè nel senso, è tornata in play, perché era in pausa, è tornata in play. Io me la sono fatta letteralmente sotto, ragazzi. Cioè, poi ho pensato, boh, forse c'è un timer, tipo dopo 5 minuti che è in pausa riprende, ma mi sembra strano, cioè al massimo dovrebbe andare in stop, ma non in play. Cioè è ripartito il film, tutto ad un tratto, e mi è preso un colpo perché il volume era pure abbastanza alto, tipo, oddio! Cioè, questa è veramente l'ultima delle cose che succedono in questa casa. Io non so che cosa pensare più, e tra l'altro le porte hanno continuato a tremare, ma ormai devo dire che ci sono talmente abituata che ormai non ve lo menziono neanche più, che non so se sia una cosa positiva o una cosa estremamente negativa. Ci sto pensando. O c'è il terremoto ogni secondo giorno, che mi sembrerebbe un pochino improbabile. Non lo so. Però questa cosa del film che tornava in play da solo, io non me la spiego. Cioè, per me, o c'è un timer veramente, ma com'è che, cioè, da pausa va in play? Cioè, io metto pausa, mi addormento, tutto ad un tratto riparte, bam! Cioè, mi sembra strana questa cosa, mi sembra strana. Oppure qualcuno ha premuto il tasto play su quel cavolo di telecomando che lo vedevo perfettamente, cioè non è che fosse nascosto da qualche parte, ci sto sopra, era là ma non c'ero vicina, cioè ero ferma, il film riparte, guardo il telecomando e penso, what the... cioè, vabbè, visto che mi chiedete sempre aggiornamenti sulla questione cose strane che succedono a casa di Nicole, questo era l'ultimo degli avvenimenti. Non vedo l'ora di tornare a casa mia. Ragazzi, io lo so, questa cosa è terribile, ma io vorrei finire anche questa. Facciamolo. Non le prenderò mai più perché sono troppo buone. È la prima ed ultima volta che io prendo le ciambelle del McDonald's. Mai, mai più. Perché non riesco a fermarmi. Beh, direi che a mezzanotte e mezza posso finire di rispondere alle email. Concludere la cena, finire di rispondere alle mail e poi forse sistemarmi le unghie, che ragazzi, scusate, forse questo lo dovevo fare, scusatemi, ma Tisha Paytas lo fa sempre nel video e sapete che io imparo da lei, ma in realtà mi è sfuggito. Comunque sarò sporchissima di cioccolato. Comunque, questo è quanto per oggi. Spero che vi sia piaciuto questo nuovo mukbang. Anche questo credo sarà troppo lungo, perdonatemi. Comunque spero che abbiate passato del tempo in compagnia con me, che insomma abbiate pranzato, cenato, fatto colazione in compagnia con me.
Se avete visto il video mentre stirate o vi lavate i denti o che ne so, anche quello va bene. Mi scrivete in tantissimo: oh, io ti guardo ogni sera quando faccio la lavatrice. Mi fa morire sta cosa. Ognuno ha i suoi momenti, no? Anch'io ho i miei momenti. Tipo quando mi preparo, mi lavo i denti, guardo sempre video di YouTube e prima di addormentarmi. Strana sta cosa, no? Comunque, vi ringrazio per, sempre per i bei commenti, eccetera, eccetera. Grazie anche per la situazione ragazzo, che mi capite, e quindi per almeno per la stragrande maggioranza, specialmente dopo il video che avevo fatto di chiarimenti, dopo le foto su Instagram e quello che, cioè i commenti e i messaggi che avevo ricevuto, che erano veramente, cioè, offensivi al e dire poco. Quindi vi ringrazio perché ho ricevuto un ottimo feedback. Come al solito, ognuno dice la sua, è normale. A me piace che chi mi segue sia curioso, cioè è normale, è umano, lo sarei anch'io verso gli youtuber che seguo. Però gli insulti e le offese che io avevo ricevuto quel giorno erano veramente quello, cioè non erano normali. Tutto il resto invece, insomma, la curiosità mi fa piacere. Intanto mi chiedete: ma quando ce lo presenti? Ragazzi, ve lo presenterò quando sarà il momento, cioè non so come dirvelo. Prima mi dite: Nicole, però questa volta mi raccomando, tienilo lontano dai social perché è meglio per te. E poi invece, se sapete che c'è qualcuno vicino a me ma non lo vedete, mi dite: dai Nicole, cavolo, io non so cosa devo fare, ragazzi, io non so cosa devo fare. Cioè, alcuni mi dicono una cosa, altri mi dicono l'altra. No, comunque, a parte gli scherzi, lo so che in molti siete curiosi, abbiate insomma un po' di pazienza e intanto godetevi i video con me e quindi e le foto con me, ok? Quindi questo è quanto. Mi fa ridere perché alcune mi scrivono: ah, ci sono gli indizi su chi è il suo fidanzato? Ragazzi, non è nessuno che conoscete, quindi vi prego, ho sentito le cose più assurde, non è nessuno che conoscete, perché è strana sta cosa, no? Se io, cioè se c'è qualcuno al mio fianco, se ho un ragazzo, non so perché, ma deve essere sempre per forza qualcuno che già si è visto nei miei video su YouTube. Ragazzi, non è così, ok? È il fratello della tua amica, è il piercer, no, ragazzi, no, non è nessuno che si è visto nei miei video. Esiste anche il resto del mondo, non solo quello, cioè non solo le persone che vedete nei video, ok? Ok, perché non, cioè, non filmo proprio sempre sempre sempre, quindi mi fa troppo ridere sta cosa perché c'è, ho sentito di tutti i colori, le robe possibili immaginabili, cioè il parrucchiere, ragazzi, il mio parrucchiere, cioè, ma c'è giusto un po' di differenza di età, insomma, vi prego. Oppure mi fate impazzire quando impazzite per vedere il riflesso di lui. Ragazzi, se non si fa, cioè non si fa vedere, non potete stare là, si è visto il riflesso, cioè vi prego. In realtà mi fa troppo ridere questa cosa, ma fa ridere anche a lui, vi dico la verità. Cioè lui si legge questi commenti e muore dalle risate e si diverte di brutto. Quindi insomma, questo è quanto. Sappiate che comunque mi fa piacere, vi leggo sempre i vostri commenti, i vostri messaggi, anche su Instagram in direct. Se mi scrivete, magari vedete che non visualizzo, non è perché non leggo, è che ogni volta quando leggo i messaggi dovrei cliccare visualizza, visualizza, ma io lo vedo comunque, quindi non clicco visualizza ma li leggo, ok? Quindi vi leggo, vi metto cuoricini nei commenti proprio per farvi sapere che ci sono, quindi questo per me è importante. Scusatemi per questo video mezzo fail perché ho mangiato solo metà del cibo che avevo ordinato, ma le ciambelle, ragazzi, le ciambelle sono sparite entrambe. Questo vi dice molto, nel senso che forse sono un po' troppo golosa e poi mangio anche molto lentamente, me ne sto rendendo conto nei mukbang, perché c'è gente che fa mukbang di 15 minuti e si mangia il mondo. Io dopo tre quarti d'ora ho mangiato il quarto nuggets di pollo, cioè, quindi mi rendo conto, perdonatemi, però voglio dire, noi tutti youtuber siamo un po' logorroici, credo, perché parliamo da soli, rendiamoci conto, ogni tanto me lo dico e poi penso, mamma mia, sono matta. Comunque, questo è quanto, mia family, spero vi sia piaciuto questo video, penso che lo vedrete venerdì questo video, non sono sicura, forse caricherò prima questo e poi l'altro video, ma non lo so. Comunque, se vedete questo video giovedì, significa che noi ci vediamo domani, che è venerdì, con un nuovo video. Se invece vedrete questo video venerdì, noi ci vediamo lunedì con un nuovo
nuovo video. In questo caso vi auguro buon weekend, altrimenti ci vediamo domani, appunto, se ha un senso quello che dico, perché non so quando lo caricherò. Comunque, così ho risolto. Questo è quanto, ma vi mando un bacio grandissimo, datemi consigli come al solito sui mukbang, perché non so se sono ancora bravissima a farli, quindi accetto sempre tantissimi consigli. Sono ancora in questa location perché mi sembrava meglio rispetto a quella lì in soggiorno, ma dovremo trovarne presto una in casa mia. Quindi questo è quanto, ma bacio grandissimo e a presto, visto che non so se dire a domani. Ciao!